L'adolescenza da sempre ha affascinato e attirato l'interesse di poeti, scrittori, registi, artisti e autori di ogni tempo. Contiene in sé il carattere dirompente del passaggio dall'infanzia all'età adulta. È un momento di profondi cambiamenti ed emozioni intense, conseguenza di una tempesta ormonale emozionale e psichica, oltre che fisica. Rappresenta il momento di inizio della costruzione della propria identità, la conquista dell'autonomia e il cammino verso il processo di individuazione. Si prendono le distanze dai genitori in un'altalena di momenti nei quali si ha bisogno di loro, di interagire con loro, a momenti nei quali c'è un totale rifiuto nei loro confronti. Per approfondire l'argomento ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta, la dottoressa Deborah Giuliano. Certamente, diciamo che come sappiamo, il ciclo di vita, no? È costituito da diverse tappe, dalle diverse fasi, ciascuna delle quali è contraddistinta da dei compiti di sviluppo che l'individuo è tenuto a svolgere. Quando questi compiti di sviluppo vengono svolti in maniera adeguata, è possibile per la persona riuscire a passare alla fase successiva e quindi a continuare ad intraprendere il percorso del ciclo di vita. Il passaggio dalla pubertà all'adolescenza è una fase molto importante. Al giorno d'oggi possiamo individuarla in una fascia di età che va già dai 10, 11, 12 anni. E ovviamente si tratta di un momento estremamente importante, che ha delle caratteristiche appunto pregnanti. Come sappiamo, l'adolescenza rappresenta quel periodo di vita dove si vengono a manifestare dei cambiamenti significativi nella persona, sia dal punto di vista fisico, prettamente fisico, sia da quello ovviamente psicologico. L'adolescente si isola, si rivolge e si identifica col gruppo degli amici, che assume rilevanza fondamentale. Essi vivono un profondo bisogno di appartenenza, di contatto con il gruppo di pari. I giovani adolescenti sono degli isolati riuniti insieme. Perché? Ma isolati e riuniti insieme per il semplice fatto che si sono in qualche modo adattati, chi più chi meno, a quelle che sono le conseguenze della pandemia che ci coinvolge da 2 anni a questa parte. Sono isolati ovviamente perché si trovano spesso, a seconda delle circostanze, costretti a seguire delle regole, ad attenersi a delle restrizioni, e dall'altra parte però, soprattutto negli ultimi tempi, cercano di trovare, di individuare delle risorse per riuscire a mantenere comunque il contatto sociale con il mondo esterno. Quindi, riuniti insieme, sicuramente fa pensare a tutto quello che attiene all'utilizzo dei dispositivi digitali ed elettronici, che permettono, rappresentando in qualche modo anche una risorsa, permettono agli adolescenti di mantenere una continuità, no? Con quello che poi è il compito di sviluppo più importante nella loro fase, cioè quello di riuscire a costruire delle relazioni significative che siano anche esterne al contesto familiare. Tutto questo processo adolescenziale, delicato e universale, è stato ostacolato, in alcuni casi impedito e negato, dalle restrizioni e dalle disposizioni messe in atto per contrastare l'emergenza Covid-19. Sono trascorsi 2 anni dall'inizio della pandemia e l'impatto che essa ha avuto sulla salute mentale e fisica degli adolescenti è rilevante. Assistiamo così all'aumento dei sintomi depressivi, dei disturbi d'ansia, dei disturbi del comportamento alimentare e delle dipendenze. Ovviamente, oltre in alcuni casi ci sono sì delle possibilità in cui gli adolescenti riescono a trovare delle risorse per fronteggiare, diciamo, lo stress che viene provocato dalla pandemia e dalle varie restrizioni. Non sempre però queste risorse riescono a
come dire, garantire in tutto e per tutto uno stato di benessere generale. Quindi, proprio per questo motivo, diciamo che negli ultimi 2 anni si sono verificati degli aumenti di situazioni, insomma, più particolari, incrementando anche l'accesso a noi professionisti della salute mentale. Ad esempio, nella mia esperienza clinica, mi è capitato, appunto in questi ultimi periodi, di avere a che fare con delle situazioni problematiche connesse molto spesso all'ansia, quindi attacchi di panico, ansia generalizzata, ma anche nei più piccoli situazioni connesse ad esempio alla fobia scolare o all'ansia da separazione dalle figure genitoriali. Seppur, come hanno evidenziato alcuni studi, gli adolescenti abbiano cercato di mettere in atto strategie vincenti e risorse per far fronte alle nuove condizioni di vita, per trovare nuovi equilibri esistenziali, i dati sull'aumento delle richieste di aiuto da parte loro o delle loro famiglie ci mettono di fronte ad una situazione di grave disagio psicologico vissuto da questa fascia di popolazione così delicata e vulnerabile. Sì, sembrerebbe di sì, soprattutto negli ultimi tempi. Diciamo che l'innovazione che ci colpisce un po' di più è proprio l'accesso spontaneo che i più giovani stanno riuscendo ad avere rispetto a questo contesto nuovo d'aiuto. Quali saranno i provvedimenti più principali, chiamiamoli così, per affrontare tutte queste emergenze? Prima il Covid, adesso la guerra. Sono situazioni molto delicate da prendere con le molle sicuramente, soprattutto verso i più giovani. Diciamo che rispetto a queste situazioni, insomma, che si vengono a creare, che si sono venute a creare negli ultimi anni, anche il governo, insomma, in qualche modo si sta muovendo rispetto ad apportare, no, a rispondere significativamente a delle richieste d'aiuto. Per esempio, il bonus psicologico rappresenta una vera e propria innovazione nel nostro campo, dove certamente in maniera concreta moltissima utenza avrà la possibilità di accedere ai servizi e alle nostre possibilità, no, di aiutare la sofferenza, insomma, in questo caso mentale. Dove è richiesto maggiormente il vostro intervento? In quali settori? Ma proprio come ci stiamo dicendo anche in questo momento, un po' in tutte le fasce d'età, ma l'accesso più significativo in questo periodo è sicuramente quello relativo all'infanzia e all'adolescenza. Invece per quanto riguarda le famiglie, qual è la situazione? Come si approcciano? C'è questa apertura per cercare di rivolgersi a dei professionisti per risolvere quelli che sono anche i problemi più comuni giornalieri? Ovviamente ogni famiglia funziona in modo diverso, questo assolutamente, però negli ultimi tempi si è assistito ad una maggiore disponibilità e spontaneità ad accedere a contesti come il nostro. Ovviamente la famiglia rappresenta la risorsa principale per diciamo, riuscire ad affrontare determinati problemi di cui molto spesso i più giovani si fanno portatori. Quindi questa maggiore disponibilità della famiglia rappresenta anche per noi professionisti una risorsa importantissima.